CGIL e CISL e UIL insieme in Piazza Castello a Bari per manifestare a favore di una nuova politica economica in cui l'occupazione ritrovi il protagonismo perduto. A rischio le posizioni contributive degli iscritti alla gestione separata INPS, la CGIL lancia la campagna per la regolarizzazione InfoPoint all'Ateneo di Bari. È donna, ha 31 anni ed è il più giovane segretario generale di categoria della Camera del Lavoro di Bari. Gigia Bucci è stata eletta segretario generale SLC CGIL Bari. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, CGIL, CISL e UIL insieme in Piazza Castello a Bari per manifestare a favore di una politica economica nuova in cui l'occupazione ritrovi il protagonismo perduto. Manifestazione unitaria per sostenere le motivazioni della mobilitazione nazionale in programma a Roma il 22 giugno. Vediamo. Attivare tutte le misure in grado di creare nuove opportunità di lavoro per stabilizzare quello esistente, per combattere la precarietà e nello specifico accelerare la spesa per investimenti pubblici e privati ed infrastrutture per riavviare appalti e cantieri. Un nuovo piano dei rifiuti per la difesa dell'ambiente, una rete di servizi sanitari e sociali integrati, interventi straordinari per l'occupazione giovanile. Questo è il messaggio inviato dal palco di Piazza Castello lo scorso 4 giugno, dove si sono succeduti i segretari CISL e UIL di Bari con il discorso di chiusura di Serena Sorrentino, segretario nazionale CGIL. L'unità di intenti e strategie per ribadire la necessità del sostegno al reddito alle famiglie bisognose, per attivare risorse per politiche sociali di sviluppo, per impegnare le amministrazioni comunali ad attivare lavori per il miglioramento dell'arredo urbano e la salvaguardia del territorio, per rilanciare politiche di sostegno al sistema delle imprese che investono in formazione e ricerca, per velocizzare l'attuazione del piano straordinario della Regione a favore dei lavoratori che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali in deroga. Un migliaio di partecipanti hanno attraversato in corteo il quartiere Murattiano, concludendo la manifestazione in Piazza Castello. A sfilare sommessamente gruppi di lavoratori della OM e della Bridgestone, protagonisti delle ultime in ordine temporale e drammatiche vertenze della zona industriale di Bari, ma c'erano anche precari della scuola, vigili del fuoco, braccianti agricoli, studenti, immigrati, dipendenti delle ex casa di cure riunite. Lavoro, sviluppo, occupazione. CGIL e CISL e UIL scendono nuovamente in piazza per rimettere al centro della discussione politica e non solo il lavoro. Quali sono gli obiettivi di questa manifestazione che convoglierà poi in quella nazionale del 22 a Roma? Noi vogliamo rimettere al centro, a livello nazionale ma soprattutto nei territori, il tema del lavoro, dell'occupazione e delle emergenze, ma soprattutto anche di una ripresa di prospettiva. Noi abbiamo scritto nel nostro comunicato: non c'è più tempo, non abbiamo più tempo, non c'è tempo per risolvere le emergenze sociali a partire dagli ammortizzatori in deroga agli esodati, non c'è più tempo per risolvere le tante, troppe, 300 vertenze aziendali, tra cui anche alcune importanti che riguardano questo territorio, penso all'OM, penso alla Bridgestone, ma penso alle tanti settori che sono colpiti dalla crisi, l'edilizia, il commercio, la cultura, il settore sociosanitario e dei servizi alla persona. Stiamo parlando del cuore pulsante del nostro sistema industriale produttivo, ma stiamo parlando soprattutto delle tante mancate risposte che vengono a quei lavoratori che sono stati esclusi dal ciclo produttivo e che rischiano di non avere più un reddito, ma soprattutto dei tanti troppi giovani per i quali l'unica prospettiva è quella della disoccupazione. Per questa ragione, a partire anche dalle mobilitazioni territoriali, noi presentiamo piattaforme che unitariamente rimettono al centro il tema del lavoro e chiedono ai governi territoriali e al governo nazionale di sbloccare quegli investimenti necessari e di ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa che possono far ripartire un ciclo positivo. Sono a rischio le posizioni contributive degli iscritti alla gestione separata INPS. La CGIL lancia la campagna per la regolarizzazione contributiva che a Bari si svolge nell'atrio dell'Ateneo. Siamo andati a vedere. Sei precario e ti scappano i contributi? È lo slogan della campagna CGIL per la regolarizzazione contributiva. Senza i contributi previdenziali, infatti, si perdono i diritti, quali la maternità, la malattia, una tantum, la pensione. A verificare l'estratto conto contributivo INPS ci sono i compagni e le compagne del NIVIL, della FLC, INCA, Funzione Pubblica, che hanno allestito nell'atrio dell'Ateneo, lo scorso 5 giugno, dei banchetti dove gli interessati hanno ricevuto informazioni e consulenza sul proprio rapporto di lavoro.
lavoro e sull'estratto conto contributivo per coloro che a vario titolo, collaboratori, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, lavorano presso le università e gli istituti di ricerca pubblici e i collaboratori della pubblica amministrazione, quali ministeri, agenzie, comuni. Il possibile danno subito dai lavoratori per il problema dei periodi contributivi mancanti o incompleti è particolarmente rilevante, in quanto il mancato accredito effettivo di tutti o di una parte dei contributi non dà accesso alle prestazioni temporanee e sociali, la maternità, la malattia, il congedo parentale, da ultimo l'una tantum. A ciò bisogna aggiungere il possibile danno che questi lavoratori avranno, allorquando dovranno verificare la propria posizione contributiva per accedere alla pensione. Per queste ragioni la CGIL ha indetto una campagna nazionale sui mancati versamenti contributivi dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. È donna, ha appena 31 anni ed è il più giovane segretario di categoria della Camera del Lavoro di Bari. Gigia Bucci è stata eletta segretario generale della SLC-CGIL Bari, il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Conosciamola insieme. L'obiettivo di un nuovo segretario è sicuramente quello di garantire un cambiamento dal punto di vista culturale all'interno della CGIL così come all'interno del Paese, per cui lavorare in stretta sinergia con la Camera del Lavoro per affermare temi importanti per il territorio, per i lavoratori e per il sindacato, cercare di sviluppare un'organizzazione che sia capace e preparata ma allo stesso tempo snella e pronta naturalmente ai cambiamenti sempre più rapidi e veloci che il mondo del lavoro ci impone. Gigia Bucci, 31 anni, è stata eletta segretario generale SLC-CGIL Bari, il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Laureata in scienze politiche, Gigia Bucci si affaccia nel mondo sindacale nel 2006, quando inizia a lavorare in un call center con un contratto a progetto. È in quell'occasione che si interfaccia con il NIDIL, il sindacato dei lavoratori atipici. L'anno dopo raggiunge l'obiettivo della stabilizzazione, una stabilizzazione portata a segno combattendo in prima linea per sé e per tutti i suoi colleghi, impegnandosi concretamente come rappresentante sindacale in azienda, sostenendo le battaglie dei suoi coetanei impiegati con contratti a tempo. Nel 2010 entra in segreteria con delega alle telecomunicazioni, intanto svolge anche il ruolo di coordinatrice regionale dei giovani CGIL. Siate indipendenti, non guardate al domani ma al dopodomani. Con questa frase di Aldo Moro, Gigia Bucci ha chiuso il suo discorso al termine del direttivo. Citare Aldo Moro forse in questo momento può sembrare rivoluzionario, citare uno storico, un intellettuale, uno statista che all'epoca diciamo faceva riferimento ad un importante compromesso, quale compromesso storico, rappresenta oggi un punto per guardare oltre, quindi per guardare a quel dopodomani che è assolutamente importante e a cui noi come CGIL abbiamo il dovere di proiettarci, ma allo stesso tempo di aprire già da ora una riflessione. Continua il rinnovamento generazionale degli organismi dirigenti all'interno della Camera del Lavoro metropolitana e provinciale di Bari, afferma Pino Gesmundo, segretario generale CGIL Bari. Stiamo puntando sui giovani perché rappresentano la garanzia del futuro vitale della nostra organizzazione, che con entusiasmo, passione e partecipazione si impegna quotidianamente a combattere le battaglie occupazionali dei tanti lavoratori che hanno bisogno di punti di riferimento stabili. Rimettere al centro il lavoro è la nostra priorità, continua Gesmundo, e la CGIL sarà sempre presente nell'ottica di un cambiamento indispensabile per uscire dalla crisi e restituire dignità alle future generazioni. È inoltre entrato a far parte della segreteria della SLC il compagno Vito Battista, mentre Nicola Di Ceglie proseguirà il suo impegno nella SLC nazionale e in quella regionale. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, quindi Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.